Degustiamo ora un Nebbiolo d'Alba, selezione Terre Sabaude, della cantina produttori di Govone. Perché Terre Sabaude? Perché anche in questo caso una grande selezione ottenuta con le vigne più vecchie dei produttori di Govone. Vigne che hanno dai 45 ai 50 anni, anche in questo caso esposizione esclusivamente a sud, resa per ettaro molto bassa, il che conferisce a questo Nebbiolo delle caratteristiche molto delicate. In cosa consistono queste caratteristiche? Un colore delicato, un rosso robino tenue, fine, non ha mai la colorazione intensa di un Barbera il Nebbiolo, però sicuramente le vigne vecchie e la bassa produzione danno delle colorazioni molto intense come in questo caso. Però il profumo è sicuramente quello che fa riconoscere al meglio il Nebbiolo. Un profumo dove la nota dominante è la rosa, in questo caso un petalo di rosa molto delicato, a cui si abbinano frutti di bosco, lampone, fragolina selvatica e poi una nota tostata, una leggera vaniglia dovuta all'affinamento anche in questo caso di botte grande. Poi torniamo al sapore. Intenso, pieno, anche in questo caso grande sapidità, ma quello che prevale è l'equilibrio del suo grande tannino. Il tannino del Nebbiolo è sicuramente il punto di forza, un tannino setoso, un tannino delicato. Tutti i grandi Nebbioli, Barolo, Barbaresco, hanno grandi tannini. In questo caso le terre di Roero, terre molto sapide, terre anche calcaree, danno sicuramente delle caratteristiche molto delicate. Un Nebbiolo più giovane, sicuramente più fruttato, che si presenta molto bene sulle tavole della cucina piemontese, ma sicuramente un Nebbiolo si presenta bene un po' in tutto il mondo, è sicuramente uno dei vitigni più apprezzati ed in questo caso siamo di fronte a un ottimo prodotto e anche un ottimo rapporto sicuramente di qualità e di longevità, per cui un vino da tenere in cantina, un vino che ha una grandissima anche longevità poi per il futuro.